La serata di stasera è stata fantastica. Confermo. Ti amo tanto, tesoro. Vedo la mia macchina da qui. Finalmente siamo arrivati. Ehi, ma li senti questi rumori? Deve essere un animale. Ah, giusto. Eh? Che c'è? Quello non mi sembra un animale. Ma che cavolo è? Senti, fingiamo di nulla. Andiamo alla macchina e non guardiamolo. Ok. Ehi, ma dove è finito? E adesso parliamo della notizia che ha sconvolto tutti in città. Stiamo parlando dell'individuo che si traveste da clown, in particolare da Pennywise, tratto dal film di It, e che si diverte a spaventare le persone. Ieri sera, infatti, intorno alle 23, il clown sarebbe stato avvistato da una coppia di adolescenti nei dintorni del bosco. Come nei casi precedenti, il clown si è divertito ad inseguire la coppia, che è scappata terrorizzata. Purtroppo non sappiamo se l'individuo sia uomo o donna, e sappiamo che la sua altezza è circa di 1,75 m e 1,80 m. Questo è tutto. Ragazzi, avete sentito? Possiamo parlare di sotto? È ora di pranzo e ho fame. Ho sentito bene. Un clown in città. Chi si diverte a spaventare le persone? È terribile. Qualcuno si sarà divertito ad imitare Pennywise. Dite che è appena uscito al cinema. Voi l'avete visto, è una gran figata. Noi non mi interessa. Io detesto i film horror. Lo sappiamo bene, Rosie. Per colpa di quel maledetto clown non potrò più uscire, nemmeno per fare una passeggiata. Anche se io non faccio passeggiate. Rosalinda, non dire sciocchezze. Basta che non vai nel bosco di notte e nelle zone più isolate della città. E poi non devi preoccuparti. La polizia lo acciufferà nel giro di pochi giorni. E allora perché non l'hanno ancora preso? È già da una settimana che spaventa gente. Io non mi fido ad uscire. Neanche io mi sento molto sicura ad uscire. Sicuramente non andrò in giro da sola. Bah, fate come vi pare. A me non interessa. Tanto non mi ha mai dato fastidio. L'importante è quello. Rosy, via quel telefono. È ora di dormire. Ok, va bene. No, Rosy, non di nuovo! Che c'è? Quel buffone travestito da Pennywise non è stato ancora catturato e potrebbe piombare qui di notte. Snowtrick e con le paraguai mi proteggeranno. Sono il tuo ragazzo. Farei di tutto per proteggerti. Cosa vuoi che facciano quei peluche inanimati? John, potrei lasciarti di punto in bianco per quello che hai appena detto. Oh, è il mio cellulare. Certo che è il tuo cellulare. Chi userebbe mai la tua canzone come suoneria? Brutto maleducato. Pronto, Jade, amore, che c'è? Ken! Oh mio Dio, Jade, che succede? Ken, l'ho visto, lui era qui, l'ho visto. Jade, chi hai visto? Chi? Il clown. Il clown? Dove sei, Jade? Devo venirti a prendere per caso. Mio Dio, Jade, mi dispiace tantissimo. Volevo essere lì con te. No, Ken, è colpa mia che sono uscita di notte da sola. Jade, se vuoi puoi dormire qui o io vengo da te. Non preoccuparti, sono a 2 minuti dalla stazione di polizia e a casa ci sono i miei genitori. Più tardi ti mando un messaggio. Ok. Oh mio Dio, povera Jade. Deve essere stata una cosa traumatizzante vederlo dal vivo. Io avevo ragione, voi che non volevate darmi retta sul fatto che fosse troppo pericoloso. Vi rendete conto? La mia Jade ha rischiato di essere ferita, uccisa. Avrà un trauma a vita a camminare da sola. E io non ero lì con lei. Ken, non devi assolutamente sentirti in colpa. Non puoi esserci sempre con Jade. Ragazzi, andiamo a svegliare Katie e Brittany. Devono anche loro sapere di questa storia. Ehi, Katie, te il checco non vuole venire in braccio a te? Gli sembri una persona molto dolce. Ah, va bene. Mi dispiace tantissimo per Jade. Non sarebbe dovuto accadere a lei. Sì, infatti, mi sembra una persona così sensibile. E che vogliamo farci? Oramai è successo. E invece noi possiamo fare qualcosa. Possiamo prendere quel clown. Ah,
Qui nessuno è veramente preoccupato. Neanche la polizia. Basterebbe andare nel bosco ogni sera e prima o poi si trova. E invece non stanno muovendo un dito. Questo solo perché ancora il clown non ha ferito nessuno. Ma immaginatevi se la prima vittima fosse stata Jade. Ken, ma che stai dicendo? Lo so che ti dispiace perché è la tua ragazza, ma se Jade l'ha visto armato, allora la prossima vittima potresti essere tu, andandogli incontro a cercarlo. Non mi interessa. Almeno io so di averci provato. Potrebbe far del male anche ad altri nostri amici. Sean, Lexi, Justin, Luke, Jennifer, tutti gli altri. Ken, lo stai organizzando troppo velocemente. Non pensi alla gravità della situazione. Quando vorresti andarci, poi? Proprio adesso. Cosa? Ken? Jade ha detto che lo ha visto nei dintorni del bosco. Quindi non sarà difficile trovarlo. Io ci andrò, con o senza di voi. L'importante per me è smascherarlo, portarlo alla polizia. Ken, non è proprio il caso. Così stai cadendo nella sua trappola. Prenderò un coltello e una corda per legarlo. Allora, chi viene? Assolutamente no! Scusami, ma no. Ami cugino, sorry, ma me la farei sotto. Sono troppo prudente per queste cose. No. Io ci vengo. E non è solo per aiutare te, Ken, il mio migliore amico, ma anche per la mia ragazza, Rosalinda, che hai tanta paura di quel clown. Già, non devi rischiare per me. Ti ricordi l'ultima volta? Quei ladri ti hanno... Non so che cosa è successo, ma come ti ho già detto prima, io per te rischierei tutto. Ken? Andiamo. È questo il punto che mi ha spiegato Jade. Guarda quanto è buio. Pennywise si nasconde qui. Perfetto. Allora basterà trovarlo. A meno che lui non trovi più una nonna. John, mi si è slacciata una scarpa. Dobbiamo combattere contro una specie di mostro e ti fai un problema del genere. John, potrei inciampare sul più bello. Sì, allacciatela. Io mi siedo qui. Ah, Pennywise, non ti temo. Cos'è? Ken, sento qualcuno. Che cosa intendi per qualcuno? Non lo so, ho più paura del previsto. Forse è stata una pessima idea. Moriremo. Ken, guarda, quell'idiota è caduto, è la nostra occasione. Andiamo a prenderlo. Sta buono. Leghiamolo, Ken. Come un salame. Ed è il momento di toglierti la maschera per vedere chi sei. Ti porteremo alla polizia. Pagherai per tutto quello che hai fatto. Cosa? Ma tu sei... come si chiama, Ken? Josh, quello che avevamo visto al mare nel 2017. Quello che ha quasi lasciato affogare Rosalinda perché non sapeva nuotare. Sì, sono proprio io. Ma che intenzioni avevi? Sei forse impazzito? Hai spaventato così tante persone, tra cui la mia ragazza, Rosalinda. E la mia, Jade. Volevo solo un po' divertirmi. La mia vita è così noiosa. E poi volevo crearmi un profilo nei vari social network. Essere seguito, avere tanti likes, fare storie e post inquietanti. Visto che la tua vita è così noiosa, vediamo come ti diverti alla stazione di polizia. Vi prego, ragazzi, lasciatemi andare, non lo farò più. Assolutamente no. Con Rosalinda sei scappato. Ma non succederà di nuovo. Forza, Ken, aiutami a trasportarlo. Sembra un salame. Lo metti tu in spalla, vero? No, lo mettiamo insieme in spalla. Se sembra un salame, potremmo cucinarlo. Magari così. Cucinarmi, siete impazziti!